hanno deciso di trasferire la loro protesta dinanzi agli uffici della provincia. I giovani allievi della scuola Maiorana, che di norma frequentano le lezioni in una sezione distaccata, con il chiaro intento di farsi ascoltare dalle autorità cittadine. Vogliamo che scendesse qui in questo momento il presidente della provincia, in modo che provveda a questo nostro problema. Perché non vogliamo due sedi distaccate, che tra l'altro sono due sedi inagibili e non sono adatte per essere fatte adibite a delle scuole. La reazione ai disagi che dichiarano di vivere durante le ore di attività scolastica ha preso avvio lo scorso mercoledì, con presidi dinanzi ai locali di via Matteo Cimarra, ma oggi hanno deciso di alzare la voce, allestendo un corteo autorizzato dalle forze dell'ordine che si è snodato lungo la centralissima via Imera e che ha inevitabilmente comportato anche problemi al traffico cittadino. Immancabili cori intonati dai giovani protestanti sulle note di più famose melodie, i cui versi rielaborati inneggiano ad un diritto allo studio non riconosciuto e denunciano carenze strutturali e condizioni poco idonee a svolgere attività didattica. Abbiamo la scuola all'interno di un palazzo, ci sono delle classi addirittura all'interno di magazzini. I pilastri in mezzo a proprio le classi, molti alunni non riescono a seguire bene le lezioni, abbiamo le aule allagate, piene di muffa, quindi noi cerchiamo appunto di migliorare la nostra condizione, siamo il futuro ma devono crearci le condizioni adatte per crearci appunto questo futuro. Da 5 anni che io vado in questa scuola, ancora una volta non abbiamo fatto, diciamo, sport perché non c'è la possibilità di farlo. Siamo proprio arrivati a questo punto perché non è possibile che dopo 20 anni che esiste questo istituto si debba continuare ancora questa situazione. Rivendicano insomma una scuola, dichiarandosi studenti a cui questo diritto sarebbe negato. Confortati, dicono, dall'appoggio di alcuni insegnanti, preoccupati però del monte ore di assenza, il cui tetto massimo con la riforma Gelmini non dovrebbe superare 50 giorni. E a chi può pensare che solo modo per saltare qualche giorno di lezioni, la replica è immediata. Ma se noi, cioè, diciamo che facciamo scuola e cioè non ci danno molta attenzione, quindi sarebbe meglio non entrare a scuola, così ci danno più attenzione, non solo i professori ma anche il presidente, ma anche, come vediamo, la provincia, il presidente della provincia, così potrebbe darci una mano d'aiuto per avere una scuola agibile.